Messi i sigilli alla Cotto Pratigliolmi, l'azienda di Faella che produceva tra le altre cose anche il cotto toscano, è fallita. Con la dichiarazione del fallimento da parte del Tribunale si chiude dunque una storia iniziata nel 1961. I lavoratori, in tutto 52, sono in questo momento licenziati. I sindacati hanno già chiesto un incontro al curatore fallimentare. Lunedì mattina avremo il primo incontro con il curatore, con il quale proveremo innanzitutto a vedere di salvaguardare la cassa integrazione straordinaria che abbiamo ottenuto dietro all'accordo fatto presso il Ministero del Lavoro il gennaio scorso. Dopodiché il curatore dovrà cercare possibili acquirenti a questo punto che possano dare una mano a venire fuori da questa situazione. Ma questa azienda può ripartire secondo lei? Può ripartire se c'è la volontà di qualcuno di rilevarla e provare a rilanciarla. È un'azienda che ha mercato, che ha fatturato anche nel 2018 4 milioni di euro circa, per cui... Che tempi ci sono per trovare un altro, eventualmente un altro compratore? I tempi, come sempre, dovrebbero essere più rapidi possibili, che poi si perde una quota di mercato, si perdono clienti, si perde fatturato, eccetera, eccetera, anche per una possibile riapertura. Speriamo che possa avvenire.